chiuderanno l'assenza della provincia, ha detto. Ma in realtà se ne stanno già accorgendo nella caduta della qualità dei servizi, perché sono 3 anni che stiamo subendo tagli criminali dai governi nazionali, prima Monti, poi Letta e oggi Renzi. Purtroppo questa furia non viene placata in nessun modo, senza rendersi conto che in questo modo si penalizzano i territori, si penalizzano i cittadini che peraltro pagano tasse sempre più elevate e in cambio ricevono servizi sempre più scadenti o addirittura che tendono all'inconsistente. Il vostro è stato un lavoro duro questi ultimi anni? È stato un lavoro molto duro, ma a noi certamente non spaventa la fatica, rimane il rammarico per queste decisioni del governo che, sposando soltanto un'esigenza propagandistica, finisce, ripeto, per penalizzare i cittadini. Sono 3 anni che si parla di abolizione delle province, alla fine la montagna ha partorito un topolino, le province restano, non si sa in che condizione. Io credo che l'80% degli enti andranno in dissesto finanziario e quindi le nuove province e le città metropolitane nasceranno già in dissesto. Da questo punto di vista lasciamo una felice eredità, perché siamo stati tra i pochissimi a riuscire ad approvare il bilancio di previsione. Devo dare merito a tutta la squadra di governo e ai miei settori dirigenziali di aver fatto veramente un lavoro eccezionale. Riusciamo a tenere in piedi i conti, non so come faranno il prossimo anno, visto che quest'anno siamo riusciti a garantire gli equilibri con delle entrate straordinarie che sono figlie di una puntuale azione della nostra avvocatura che ha fatto valere i nostri diritti rispetto ad altri enti. Naturalmente a Palazzo Sant'Agostino resta un giudice che porta avanti una denuncia rispetto a questo governo nazionale che molti amministratori, sempre pronti a chiedere interventi per il territorio, in realtà sostengono nell'azione politica che è contro il nostro territorio. Oltre allo smantellamento della provincia, noi stiamo assistendo alla soppressione del TAR di Salerno, all'accorpamento dell'autorità portuale, abbiamo avuto già l'abolizione del Tribunale di Sala Consilina. Renzi e il PD si sta accanendo su questo territorio senza che i parlamentari del PD che sostengono questa maggioranza di governo abbiano la capacità di svolgere una incisiva azione di sindacalizzazione del nostro territorio. Per quanto riguarda la politica, in questi giorni il centrodestra è ritornata all'unità. Roberto Celano ieri ha detto sarebbe onorato di candidarsi a sindaco. Antonio Iannone invece? Antonio Iannone che cosa dice? Vorrebbe candidarsi a sindaco di Salerno? Ma io penso che le candidature non si chiedono, si viene scelti per essere candidati. Io ho letto un articolo domenica che sinceramente mi ha lasciato sbalordito, nel senso che non c'è stato nessun ragionamento in questo senso, non ci sono ragionamenti in questo senso. Noi prossimamente instaureremo un tavolo provinciale di confronto tra le forze politiche di centrodestra, di cui mi sono fatto promotore. Mi sembra che rispetto a qualche mese fa c'è un mutato clima e una rinnovata disponibilità. Vedremo, parleremo a 360 gradi, partendo dalle elezioni per quanto riguarda la provincia con la nuova configurazione. Abbiamo certamente le elezioni regionali il prossimo anno e sono dell'idea che va sostenuto il buon governo e l'azione riformatrice che il presidente Caldor sta portando avanti, e naturalmente parleremo anche degli accordi negli altri enti locali a partire dal comune capoluogo. Facendo una battuta per quanto riguarda me, ho detto io ho già dato nel risanare i disastri della sinistra. Saranno fondamentali le primarie? Io sono un sostenitore del metodo delle primarie, questa è la linea del partito a livello nazionale, noi l'abbiamo sposata in tempi antesignani, credo che rappresenti il modo migliore per scegliere candidati che non siano soltanto condivisi dalle forze politiche, ma che siano anche sostenuti da un progetto politico che i cittadini possono confermare
avendo una consultazione preventiva. Qual è invece la situazione per quanto riguarda la Cilentana? Prima ha parlato di questi 9 milioni di euro, un accordo con la procuratura fallimentare della Costantino Rozzi. Qual è la verità sui lavori al momento? Ma sono due vicende completamente separate. Quella della Rozzi è una vicenda di carattere giuridico che riguarda il cattivo funzionamento dell'amministrazione provinciale negli anni precedenti che hanno determinato questo debito. È cosa diversa il discorso che riguarda i lavori. Noi sull'accelerazione della spesa abbiamo avuto un finanziamento per un tratto, quello prima della galleria di Prignano, che dobbiamo ripristinare. Tra qualche giorno noi apriremo una carreggiata ad un senso, perché le analisi, diciamo, dello stato della struttura hanno dato dei buoni esiti, e quindi con un intervento sicuramente riusciremo a dare questa valvola di sfogo. Naturalmente, se avessimo avuto in bilancio delle risorse nostre da poter dedicare, cosa che poteva avvenire soltanto se non ci fossero stati questi tagli mostruosi da parte dei governi di centrosinistra, il problema sarebbe risolto già da molto tempo. È singolare osservare come coloro che, diciamo, hanno la responsabilità del carnefice poi sul territorio fanno le vittime, ma ormai siamo abituati a questi parlamentari che sono i soliti ignoti.